Ciao bimbi, siete pronti? Adesso voglio raccontarvi la favola, la storia di Ricciolina e i tre orsetti. C'era una volta, in un grande bosco vicino a un villaggio, una casetta in cui abitava la famiglia Orsetti. Veramente? Non erano proprio dei veri orsetti, perché papà orso era grande e grosso, mamma orsa così così. Solo il loro figlio poteva dirsi davvero un orsetto. Naturalmente, anche i loro letti non erano uguali. Papà orso aveva un lettone lungo e largo per riposare comodo. Mamma orsa aveva un letto né grande né piccola, con un bel baldacchino rosa. E Orsetto aveva invece un bel lettino di legno di ciliegio che papà Orso si era fatto costruire da due castori suoi amici. Anche vicino al camino, dove la famiglia si riuniva la sera, c'era una grossa sedia intagliata per il capo di famiglia, una bella poltroncina in velluto azzurro per la mamma e una seggiolina per l'orsetto. Perfino in cucina, disposto un bell'ordine sul tavolo, c'erano tre ciotole di ceramica di misura diversa, per il papà, una per la mamma e una per il figlio. Papà Orso era molto temuto e rispettato nei dintorni e quando passava tutti si togliavano il cappello per salutarlo. Lui ne era lusingato e rispondeva a sua volta con cortesia. Mamma Orsa aveva molte amiche a cui faceva visita al pomeriggio per scambiare consigli e ricette su marmellate e conserve. Orsetto invece non aveva molti amici, un po' perché era prepotente e voleva avere sempre ragione nei giochi e nelle discussioni, e un po' perché aveva fama di attaccabrighe e combinava sempre guai. Vicino allora abitava una bambina bionda che aveva lo stesso carattere di Orsetto, ma in più era arrogante e anche superba. E benché l'Orsetto l'avesse invitata molte volte a giocare a casa sua, non aveva mai voluto accettare. Quel giorno mamma Orsa aveva preparato un buon budino con una nuova ricetta a base di mirtilli e delle banche schiacciate nel mortaio, di cui le sue amiche avevano detto un gran bene. Bisogna lasciarlo raffreddare perché sia buono. Dovremo aspettare almeno un'ora perché non andiamo a vedere il piccolo dei castori appena nato. La sua mamma sarà felice della visita, disse mamma Orsa. Papà Orso e Orsetto avrebbero preferito mangiare subito il budino, anche se era ancora tiepido. Ma anche l'idea di vedere il piccolo castorino li allettava. Certo, dobbiamo farci vedere con i nostri vestiti migliori, perché se sarà una visita breve, con tutto il da fare che avremo in casa in questi giorni, è meglio non fermarsi troppo. Sì, incominceranno così, lungo il sentiero verso la riva del fiume. Poco dopo, mentre raccoglieva dei fiori, Ricciolina, la bambina superba, capitò vicino alla casa degli Orsetti.
Che brutta casa hanno gli orsetti, si disse la bambina mentre scendeva il pendio. Voglio andare a vedere com'è dentro. Non sarà bella come la mia, però voglio proprio vedere dove vive l'orsetto. Toc toc, bussò la bambina sulla porta. Toc toc, silenzio. Possibile che nessuno senta che sto bussando? Brontolò la bambina impaziente. C'è nessuno? Chiese Ricciolina, affacciandosi sulla soglia. La bambina entrò nella casa deserta e cominciò a curiosare qua e là in cucina. Ma quello è un budino, esclamò dopo aver assaggiato con dito il dolce lasciato a raffreddare da mamma Orsetto. Non è male, non è male, osservò mangiando dalla ciotola di Orsetto. Poco dopo, sul tavolo imbrattato, la scodella era vuota. Ricciolina, ormai sazia, continuò il suo giro di esplorazione. Dunque, vediamo un po'. Questa deve essere la sedia di papà, orso. Questa la poltrona di sua moglie. E questa? Questa deve essere la seggiolina del mio amico Orsetto. Voglio proprio provarla. La bambina si lasciò cadere pesantemente sulla seggiola, che, non abituata a simili slanci, si rompé di schianto. Ricciolina cadde a gambe all'aria, ma senza scomporsi per il disastro che aveva combinato, salì al piano di sopra. Nella camera da letto riconobbe subito dalla misura quale era il lettino di Orsetto. È abbastanza comodo, disse, moleggiandosi seduta sul letto. Non proprio come il mio. Ma quasi. Un sbadiglio interrompe le riflessioni. Quasi quasi mi sdraio sul letto, appena un po', solo per provarlo. Dopo un po', Ricciolina dormiva profondamente nel letto di Orsetto. Intanto la famiglia degli orsi stava tornando a casa. Com'era piccolo il castorino appena nato, diceva Orsetto alla mamma. Anch'io ero così piccolo quando sono nata? Appena un po' più grande. Ma di poco, fu la risposta accompagnata da una carezza. Fu papà orso ad accorgersi da lontano della porta semiaperta. Affrettiamoci, qualcuno deve essere entrato in casa nostra. Forse la fame o l'intenzione. Papà Orso si diresse subito verso la cucina. Ecco, lo sapevo. Qualcuno ha mangiato il nostro budino. Qualcuno ha saltato sulla mia poltrona, brontolava mamma Orsa. E qualcuno ha rotto la mia sedia, urlò piangendo Orsetto. Dov'era il responsabile di tante malefatte? Salirono tutti al piano di sopra e si avvicinarono sorpresi al lettino dell'Orsetto. La bambina dormiva beata. Orsetto le toccò un piede. Chi siete? Dove sono? Gridò la bambina svegliandosi di soprassalto. Impaurita nel vedere le facce minacciose dei padroni di casa, inchini su di lei, si tirò
addosso la coperta come per proteggersi. Ma poi, con un gran salto, scese dal letto e si lanciò a precipizio lungo le scale. Via, via da quella casa in cui non si poteva dormire in pace, si diceva correndo, dimenticando quanti disastri aveva provocato la sua maleducazione. Dalla porta intanto Orsetto, agitando un braccio, gridava: Non scappare, torna indietro, ti perdono, vieni che giochiamo insieme. Ebbene, finì proprio così. Ricciolina, la bambina superba e maleducata, da quel giorno diventò più brava e fatta amicizia con Orsetto. Andò spesso a trovare, lo invitò molte volte a casa sua. Resteranno per sempre amici. Ciao bimbi, ci sentiamo alla prossima favola. Ciao, vi aspetto. Ciao.